Ciao ragazzi, allora nuovo video, questo come da titolo sarà un nuovo video haul. Mi vedete particolarmente contenta perché non vedevo l'ora di farvi vedere alcune cose e sinceramente quando pure io ho saputo, vabbè lo capirete subito. Partiamo subito da due prodotti che sono veramente felicissima di dirvi che ho ricevuto da GearBest. Quando appunto GearBest mi ha contattato per appunto scegliere qualcosa dal loro sito ufficiale, dall'app eccetera, ragazze, sono stata super contenta. Penso sia una delle collaborazioni di cui vado più fiera perché vabbè, questo è un sito da cui io, cioè in realtà dall'app da cui io, il patatone, soprattutto i nostri amici acquistiamo spesso. E appunto in questa confezione qui, come vedete, tutto è arrivato ben impacchettato e in celofanato. Comunque in primis ho scelto questa spazzola che veramente non vedevo l'ora di provare, soprattutto perché da 1-2 anni la vedo spesso in giro. È della marca NASV ed è questo modello molto resistente, anche un pochettino pesante, ma allo stesso tempo facilissima da utilizzare, rosa e è nera. Ha queste testine qui e naturalmente è quella che va, diciamo, a corrente, è la spazzola quella effetto lisciante. Allora, devo dirvi che non ha nulla a che vedere con la piastra, perché naturalmente la piastra per capelli dà un effetto molto più liscio, però allo stesso tempo non è male perché mette abbastanza bene in piega i capelli, anche se soprattutto quando è brutto tempo non rimangono un granché liscio, tendono sempre poi, diciamo, a piegarsi o comunque a gonfiarsi un pochettino di più. Lo vedo più un prodotto che può sostituire la piastra se non avete un granché di esigenze o magari, che ne so, per tutti i giorni, ecco, quando non volete un liscio assoluto. Io questa sinceramente volevo provarla appunto per evitare di utilizzare troppo spesso la mia GHD. Ho notato che brucia molto di meno i capelli, arriva fino a 230 gradi, ma io di solito la metto a 180 per riscaldarsi. Impiega quei 5-10 minuti e tende un pochettino a strappare i capelli, soprattutto se prendete ciocche troppo grandi. Con ciocche più piccoline va più tranquillo e non strappa via nulla. Comunque, se può interessarvi vedere questa piastra e allo stesso tempo se volete un video in cui magari vi faccio vedere all'opera questo prodotto, scrivetemelo come sempre nei commenti. Ma il prodotto che sinceramente non vedevo l'ora di scartare con voi è questo qui, e per farvi capire è questo, un cilindro rotante. Io l'ho scelto di colore bianco, che serve, diciamo, per contenere i cosmetici. Praticamente arriva in questa scatola, il prodotto va montato e vedete, questo sarebbe l'effetto finale. È alto 31 cm e largo 23 cm. Se può farvi piacere, magari in un video vi posso far vedere assolutamente come lo monto, anzi lo montiamo insieme, e che prodotto, tra virgolette, preferisco mettere lì. E anche naturalmente di questo vi lascio il link giù nell'info box. Ok, passiamo poi ad un secondo pacchettino in cui il sito, di cui vi lascio poi tutti i riferimenti giù nell'info box, Beauty Big Bang, mi ha dato la possibilità di provare alcuni prodotti. Essendo prodotti make up, alcuni sono stata molto contenta perché hanno un inci ottimo. Partiamo subito con la cosa che non vedo l'ora di farvi vedere, ossia questi bellissimi pennelli. Come per GearBest, anche in questo caso tutto è arrivato ben impacchettato, proprio tutto alla perfezione. E questo è un set di pennelli, di cui poi trovate sempre il link nell'info box. 4 pennelli viso e 3 pennelli occhi, e hanno questo packaging, cioè ragazzi, bellissimo. E questi sono i pennelli, fatti molto molto bene, setole morbide, come prima impressione naturalmente da utilizzare e maneggiare, cioè sono qualcosa di fantastico. E invece i 3 pennelli occhi sono questi qui, anche questi davvero molto molto carini.
E poi abbiamo due prodottini di make-up, cosa che ho voluto assolutamente prendere perché, ragazze, cioè, a differenza dell'illuminante, quello che, di cui vi ho parlato anche nel video Essence, non so se vi ricordate, quello tipo arcobaleno che è uscito fuori produzione, questo ha 1,8 inci. La cialdina è abbastanza grande e questo, come vedete, è l'illuminante in questione, si chiama Rainbow Highlighter. Diciamo che va molto sui toni del verde, carinissimo veramente. Mi dispiace anche averlo preso, ma penso appunto che il verde sia proprio il colore predominante. Ho poi voluto prendere un prodotto labbra, questo, ragazze, è il Matte Liquid Lipstick, che però già vi dico che non ha proprio un buon inci, e ho scelto Poesy K numero 06. Wow, è un colore molto molto carino e particolare. Voglio vedere assolutamente com'è lo scovolino, quindi piccolino, semplice, un odore più che altro dolce, e questo è lo swatch, un rosso mattone con una puntina di fucsia. Poi naturalmente, appunto, voglio farvi vedere bene tutti i prodotti in un video apposito. Ancora un nuovo arrivo, si tratta di una parrucca del marchio Eva Hair. Ragazze, io sinceramente all'inizio non ero molto contenta di, diciamo, di accettare questa collaborazione. Boh, con le parrucche non vado un granché d'accordo. Quando ho visto poi tutti i prodotti sul sito, ho visto tutte le recensioni positive anche di altri youtuber, sono stata molto contenta e ho deciso di, appunto, accettare la collaborazione, e ho scelto questa parrucca un po' particolare che, diciamo, volevo provare con voi in un video. Come vedete è molto diversa dal mio colore dei capelli, è molto riccia. Come prima impressione però devo dirvi che, ragazzi, è fatta benissimo. Premetto che non sapevo se includere o meno questo pacco nel video, diciamo che non è completo, però visto che sono prodotti che voglio farvi vedere il prima possibile, ci sono i miei primi acquisti riguardo la linea Kiko Green Me, che praticamente, non so se avete seguito il canale, poi vi lascio il video qui sopra, prima linea naturale, non è una linea biologica 100% certificata eccetera, ma comunque è composta da prodotti con inci ottimi, soprattutto alcuni, mentre altri no. Il 15 di marzo ho fatto il mio primo ordine sul sito Kiko riguardo appunto la collezione Green Me, e in realtà ho ordinato solamente due prodotti, perché poi mi sono recata nel mio Kiko più vicino, ma c'è stato il problema che non è un punto vendita normale, ma è un punto vendita outlet. Ho pensato di fare un secondo ordine online, che naturalmente ho effettuato venerdì, e oggi è lunedì, ancora non è arrivato. Giusto per darvi una prima impressione riguardo l'inci, riguardo i prodotti, vi faccio vedere che ho ordinato il volume mascara e poi sempre la Green Me, la Eyeshadow Palette Festi Saffron, quindi la palette, quella di 9 ombretti, numero 02. Prendete con le pinze queste cose che vi sto dicendo, perché comunque ho provato questi prodotti solamente per questo fine settimana e oggi stamattina. Allora, questo è il packaging del volume mascara. Lo scovolino è molto molto particolare, perché comunque è curvo in silicone con tantissimi dentini in tutte le sue parti, e, ragazze, ha un profumo naturale che si sente pochissimo, che personalmente adoro perché non è molto invasivo, non è un mascara allungante quanto molto molto incurvante e volumizzante, e per questo a me è piaciuto tantissimo, anche se, viste le mie ciglia sfigatelle, ho dovuto fare due passate per avere proprio l'effetto di occhio aperto, e questo mi sembra di averlo pagato sui 10 euro, e leggendo l'inci, cosa importantissima, posso dirvi che è ottimo, mi piace tantissimo,
E poi ho preso la tanto agognata palette, ho scelto la numero 02, quella dai toni caldi, perché sono appunto quelli che preferisco. Questo è il packaging esterno, carinissimo. La palette contiene 9 cialdine da 1 grammo e ha un PAO di 18 mesi, naturalmente è la numero 02. Questa è la palette, molto molto carina, mi piace tantissimo. Mi piace che qui abbia anche, vedete, lo specchio, un pochettino polverosa. Ho sentito dei pareri un po' strani, nel senso che ho visto ragazzi che sono andati in negozio, hanno fatto lo swatch e hanno visto che i colori non sono molto pigmentati e hanno iniziato a dire che non sono palette pigmentate. Io penso che abbiano ragione in parte, nel senso che secondo me se devi dare un giudizio, compra la palette, anche se non è molto, molto pigmentata, e poi vedi, perché comunque io questo trucco l'ho realizzato con questa palette, più precisamente con questi due colori qui e con questo mattone. E l'ultimo proprio nella fine dell'occhio. E ragazze, cioè, ditemi voi se questa non è una palette pigmentata. Certo, sicuramente ci sono alcuni colori, tipo questo qui, che non scrive nulla. Vi faccio giusto 3 swatch per farvi capire. 1 2. Vedete, già questo non è un granché pigmentato, questo sì. E poi faccio vedere il più scuro, che secondo me, cioè, ditemi voi, fino a fine mese, l'acquisto di 2 prodotti, c'è in omaggio Beauty Case. Vi ricordo che per vedere tutti i link della collezione, di tutti i prodotti, c'è il post su Inciverde Blog, che vi lascio linkato qui sopra, giù nell'info box, dove lì appunto potete vedere bene tutto. Ultimi 2 prodotti di cui vorrei parlarvi proprio al volo sono questi qui. In un punto vendita della mia zona era in corso una promozione, perché penso che sta chiudendo il locale o lo stanno rinnovando, del 50%, quindi ho preso 2 cose che mi servivano, sono andata a fare un giretto. In primis il cuscino, dove poi ho messo la foto mia del patatone, e poi a metà prezzo ho preso questo prodotto qui, un rimuovi calli con granuli per piedi lisci e levicati della marca Electro GT, l'ho provato già ieri su papà e su di me e entrambi ci siamo trovati molto bene. Comunque ragazze, con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciatemi un bel pollice in su di supporto, ricordatevi sempre di iscrivervi al canale attivando la campanellina, fatemi sapere anche nei commenti se può interessarvi poi un video generale sulla Green Me, quando appunto mi arriva anche il secondo ordine, anche perché avevo pensato, come ho fatto per Essence, anche di farvi un video in cui mi trucco con voi utilizzando solo questi prodotti. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!